Andrea Levi, la promessa è stata mantenuta, abbiamo detto l'anno scorso, vediamo di rifare questa manifestazione a Torino, ci siamo, seconda edizione di Outlook Week in arrivo a settembre. Sì, dal 2 al 4 settembre sarà una grande festa, tutto concentrato nel centro di Torino, quindi in piazza San Carlo, via Roma, piazza Castello. Tante le cose da vedere interessanti, perché celebriamo il motorsport con questo nuovo format, quindi avremo il team ufficiale di Formula 1 Red Bull che sarà ospite per tutti i tre giorni a Torino con anche delle esibizioni dinamiche. Poi avremo il campione Kemi Schwanz della Suzuki, campione della classe 500, che sarà anche lui con noi tre giorni, quindi per autografi, esibizioni, eccetera. Poi celebriamo la grande storia del motorsport attraverso l'esposizione di modelli da rally campioni del mondo. Quest'anno è il 50° anniversario del mondiale di rally, quindi saranno tantissime le autovetture da rally esposte. Ospitiamo l'arrivo del Rally Città di Torino, giunto alla 38esima edizione, quindi 120 vetture da rally che arriveranno proprio in Piazza San Carlo per la premiazione. Poi ovviamente insieme ai nostri partner, quindi l'ACI Torino, la Fondazione Gino Macaluso, che porterà proprio tante vetture del rally campione del mondo, il Mauto che ci racconterà un po' in occasione dei suoi 90 anni di storia, quello che è un po' la storia dell'automobile, quindi sono tantissimi focus che andremo a vedere, un evento gratuito che porterà alla città di Torino un bel indotto e soprattutto tre giorni di festa. L'anno scorso è stato un grande successo, davvero tanto il pubblico che ha corso, quali sono le aspettative per quest'anno, anche se è un po' più ridotta la manifestazione? Sì, diciamo che prende il weekend perché abbiamo il sabato e domenica, quest'anno poi avendo anticipato, ecco, io ricordo sempre Outlook Week che viaggia insieme alla Formula 1, al GP di Monza, che ha anticipato di una settimana, quindi siamo il 2-3 settembre, però riteniamo che ormai dovrebbero essere concluse le vacanze, quindi sarà un gran bel weekend. L'anno scorso c'era tanta gente, quindi finalmente vedremo anche la sera, ecco, il centro di Torino pieno, quindi c'è anche, diciamo, il coinvolgimento dei negozianti, della Camera di Commercio, quindi sicuramente un evento che è stato reso possibile grazie al lavoro di squadra fatto con Regione Piemonte prima cosa, col Comune di Torino e con tutti i nostri partner. Non vuole essere una manifestazione che premia per i risultati sportivi conseguiti dai team e scuderie privati nel motorsport, ma premia tutto quello che concerne il mondo della comunicazione, quindi quello che gli inglesi chiamano il corporate image piuttosto che la comunicazione banale sui siti e su quant'altro, anche perché la considerazione che è stata fatta in questi ultimi anni che certe grafiche della Formula 1 piuttosto che delle vetture da rally sono paragonabili a vere e proprie forme d'arte moderna, e quindi proseguendo in questa tradizione quest'anno ci sarà particolare attenzione al mondo dei rally che celebra i 50 anni di storia. Il primo mondiale rally è stato nel 1973, quindi sono 50 anni. Poi sempre l'OGR, dove attribuiremo i premi, gli award del 2023, verrà posta grande attenzione all'evoluzione della Formula 1, anche perché in questo caso non inquadriamo tanto l'auto come un oggetto che fa rumore, che va veloce, ma come delle forme d'arte moderne e delle opere dell'ingegno umano. E quindi attraverso una serie di pannelli verrà descritta l'evoluzione delle vetture dal 50 al 2023, e poi durante la consegna dell'award ci sarà un intermezzo, diciamo, di tipo culturale, dove spieghiamo appunto le tappe fondamentali. Io spiegherò i disegni tecnici che ho realizzato in questi anni, più con il supporto di una serie di addetti a lavori come l'ingegner Stirano, che è da una vita che ha operato in quel settore. L'anno scorso è stato un grande successo, anche le case automobilistiche hanno partecipato e c'era anche una mostra, Evolution, con l'evoluzione, sì, proprio dei modelli, dei motori, verrà replicata. Verrà aggiornata quest'anno, e l'anno scorso, per dire, il successo che è venuto anche a livello internazionale, l'anno scorso io sono 45 anni che frequento il mondo della Formula 1, quindi ho amicizia soprattutto tra i fotografi, anche perché mi diletto anch'io di fotografia. E avevo chiesto alle 20 più importanti agenzie fotografiche del mondo di darci delle immagini da esporre nel centro di Torino. Quest'anno abbiamo avuto il problema opposto, che siamo arrivati a 30 e abbiamo dovuto lasciarne fuori diversi, perché quelli che sono venuti a Torino soprattutto hanno apprezzato tantissimo la cosa, e vi posso anticipare che il tema, ma perché non è stata una nostra richiesta ma è stata una loro proposta, sarà rosso, quindi potete immaginare di cosa si tratterà.
Sì, Torino protagonista perché lavoriamo per renderla protagonista insieme al sindaco Lo Russo, alla regione Piemonte, con me presidente, il mio assessore Tronzano. Abbiamo lavorato per costruire questo evento l'anno scorso, che è stato un grande successo, che ritorna quest'anno a inizio settembre con un evento motoristico per gli appassionati che potranno trovare qui ciò che non trovano altrove. Potranno toccare e vedere da vicino le auto, mi emoziono io stesso perché sono un grande appassionato di motori, e potranno così far vivere turisticamente questa città e questa regione. Noi abbiamo ereditato spesso un periodo in cui gli eventi venivano visti quasi con diffidenza, noi invece mettiamo il tappeto rosso a chi viene a fare manifestazioni di questo livello nella nostra regione, certi che portano molto più di quello che costano, perché chi verrà attirato da una macchina di Formula 1 che potrà vedere e toccare, da una Delta, il Deltone dei nostri tempi, avrà la possibilità di mangiare nei nostri ristoranti, comprare nei negozi, dormire negli alberghi, conoscere musei come questo e quindi alimentare l'economia turistica che produce in questa regione sempre più posti di lavoro. Siamo molto contenti di ospitare questa seconda edizione di un'iniziativa nuova in cui abbiamo molto creduto, che richiamerà a Torino migliaia e migliaia di appassionate e appassionati da tutta Italia e dall'estero, nel nome del motorismo di qualità, del motorismo storico nella città, che ha dato proprio all'industria dell'auto in questi oltre 180 anni, 150-180 anni, tantissima innovazione tecnologica, tantissimi prodotti, e lo ha fatto e lo sta facendo ancora adesso, soprattutto nell'ottica del supportare la transizione ecologica dei veicoli verso le auto elettriche, verso le auto a basse emissioni inquinanti. Torino è una capitale dell'ingegneria, una capitale del saper fare, e il fatto che si possano coniugare la dimensione delle auto storiche, delle auto da corsa, con tutta quella che è la tradizione culturale ingegneristica della città, in questa che è stata davvero la culla dell'auto, è davvero per noi un motivo di grande orgoglio. Un evento gratuito, l'anno scorso c'è stato un grande successo di pubblico, le aspettative sono alte? Beh, sicuramente sono analoghe a quelle dell'anno scorso, ovviamente era la prima edizione quella dell'anno scorso, quest'anno avremo una seconda edizione, siamo convinti che sarà davvero un'altra grande edizione di una bella iniziativa che portiamo a Torino nell'ottica della valorizzazione della nostra città. Assessore Tronzano, una iniziativa questa che riguarda Torino, capitale dell'auto, e che torna come avevamo pronosticato lo scorso anno. Certo, abbiamo voluto ancora una volta sostenerla, finanziarla, dare una mano a questa grande iniziativa che è Autolook, perché pensiamo che l'automotive abbia bisogno anche di uno scenario, abbia bisogno anche di uno spazio fisico dove mostrare la sua potenza, e Torino è la storia dell'auto, per cui il motorsport a questo si abbina bene, perché chiaramente abbiamo tante aziende, tanta occupazione nel settore, quindi grazie ad Andrea Levi per questo meraviglioso progetto impreziosito dalla presenza della Red Bull. Quindi tutto bene e vedrete che ci saranno tante persone. Già l'anno scorso, lo abbiamo visto, ha creato un bell'indotto questo evento. Assolutamente sì, infatti è una delle cose sulle quali abbiamo puntato per continuare a finanziarlo. E sta diventando un evento di Torino, un evento che la città sente, la città lo sente come suo, lo sente perché rappresenta una storia che è fatta di passato, di presente e di futuro, che è quello legato alla macchina Torino, città delle quattro ruote, ma non solo. È una Torino che offre i suoi spazi, le sue piazze, le sue vie straordinarie, tutte le sue professionalità, e le mette a disposizione di eccellenze. E di un momento importante che sarà sicuramente un momento che farà da cornice a una città che già ha una serie di iniziative, un calendario di tutto rispetto. Autolook si inserisce in questo calendario e vuole diventare un appuntamento fisso da qui ai prossimi anni.
L'anno scorso c'è stata una grande risposta da parte del pubblico, quali sono le aspettative per questa edizione? Ma allora, noi ogni volta cerchiamo di naturalmente di migliorare, è stata una sfida dopo tanti anni in cui la piazza non veniva offerta o non si apriva ad eventi di questo tipo, una sfida che possiamo dire di aver vinto e sono ottimista, io credo che i torinesi e tutti quelli che arrivano a Torino stanno dimostrando una grande passione, stanno dimostrando la voglia di uscire e vivere momenti come questo.